Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Satisfactory. Sto insieme a Sasha. No, Ciaccia, né Sassa, né Zazza, ma Sasha. Specifichiamo bene. Ok. Allora, nell'ultimo episodio ci eravamo lasciati che dovevamo risolvere il problema qui sotto e mettere in maniera carina e coccolosa. E questo è il massimo che siamo riusciti a fare. Questo è il massimo che siamo riusciti a fare. È un casino. Sì, e abbiamo avuto anche un problema. Abbiamo avuto anche un problema. Un problema di elettricità. A parte, e poi non si collegava, non arrivava l'acqua sopra. Non sapete qual era il problema? I cosi a pavimento. I fori a pavimento. Esatto, fori a pavimento, il nome tecnico, diciamo, non funzionavano. Cioè, l'attaccavi è come se tu l'attaccavi vicino al muro e... al vuoto. Come vedete dal palo, l'elettricità adesso sta andando, si può dire. Sì. Siamo sui 3000. Quasi, però oscilla perché comunque il carbone è poco. E a proposito di carbone, in pratica ho attaccato l'altra vena di carbone, che in realtà io pensavo di aver preso tutte le vene che c'erano qui, ma Sasha mi ha detto: vedi che ce n'è un'altra. Esatto, ho detto: vedi che ce n'è un'altra. No, ma io le ho prese tutte. E invece ce n'era una che non l'avevo proprio vista. Quindi in teoria abbiamo messo questa qui, che è la nuova. Abbiamo messo un altro miner. Abbiamo quest'altra qui che andava alla prima fabbrica di carbone, l'abbiamo collegata alle nuove. E la terza l'ho overclockata in modo da portare 240 pezzi di carbone al minuto, che erano quelle che portavano queste due, perché erano due normali, non overclockate. E quindi la prima fabbrica, quello che ho fatto io a carbone, è alimentata come prima e non ha una carenza di carbone, mentre la seconda, che comunque è gigantesca, viene alimentata da queste due, ma anche se poco, e non possiamo overclockarle più di tanto perché poi i nastri trasportatori, vedete, non ce la fanno, si ferma. Non ce la fanno i nastri, quindi è il massimo che possiamo portare. Abbiamo il livello 3, dobbiamo sbloccare il livello 4. Esatto, dobbiamo sbloccare MK4 oppure portare un'altra striscia di belt che portano carbone, una per ogni miner, e collegarla lì. Fare scritta mentale. Sì, tanto adesso un po' di energia ce l'abbiamo e quindi è quello che ci serviva, perché il progetto di oggi è quello di fare una fabbrica che ci produce in automatico i telai modulari pesanti. Ah, gli dobbiamo far vedere pure l'ultima cosa che abbiamo fatto ieri. Esatto. Quindi immergiamoci nel tubo e ci sono un sacco di novità da farvi vedere. Vi ricordate che avevo il problema dei camion che mischiavano le robe? Bene, l'ho risolto. E in più Sasha mi ha dato una mano per quanto riguarda la plastica. Adesso abbiamo molta più plastica che arriva. No, la rubber, non la plastica. La gomma? La gomma e la plastica. Cioè, arrivano insieme allo stesso numero, 80 e 80. Ok, prendo l'Explorer, così faccio prima. Allora, come potete vedere già qui sulla sinistra, ho fatto la stazione dei camion, se si può dire. Non so, che magari sarà inutile che tra poco sbloccheremo i treni, però è bello perché i camion arrivano qui. Ad esempio questo qui del filo rapido entra e mi scarica qui dentro, poi continua, fa il giro così, fa questo giro qua, così. Se invece porta la rubber, caricherà qua dentro, così. Poi continuano e andranno verso la zona, la destinazione. Qui ho allargato, ho fatto due corsie perché si scontravano i camion. Lo so che nonostante io avessi messo le frecce su una parte, le frecce da un'altra, si scontravano. Quindi ho detto vabbè, mi allargo. Qua invece non mi sono allargato più di tanto, perché comunque passa solo un camion da quest'altra parte che arriva alle fabbriche della rubber, e quindi plastiche e gomma. Adesso l'obiettivo principale è la fabbrica di telaio modulare pesante, quella che ci produce i computer, pure la scheda preassemblata. Le schede preassemblate per i computer e le schede ad alta velocità, connettori ad alta velocità, servono sempre quelle schede, quindi dovremo fare una fabbrica per fare solo quelle schede. Poi però prima iniziamo con i telai modulari pesanti, perché sennò i produttori non li facciamo. Un macello comunque, in ogni caso. Come gli fai vedere là sotto, come ho fatto io, come
una centrale, mini centrale a carburante ho fatto. E Oddio, mi anche stavo di per guardare riutilizzo lì, per la mi stavo giungla. scontrando con l'Explorer che porta la rubber. Allora, qui dove siamo rimasti l'ultima volta che vi ho fatto vedere questa struttura. Oddio, cioè, l'ho chiuso sopra, così l'ho abbellita. Fammi spostare questa qui, io non vorrei che si scontra con l'altra Explorer. Poi, cosa ho fatto? Qui noi giravamo un sacco di carbone che non veniva utilizzato e si bloccava tutta la struttura. Quindi ho detto, vabbè, sfruttiamolo. Ho fatto questa struttura più piccola qui con quattro generatori che mi vanno a consumare quel carbone. In realtà ne potrebbe alimentare fino a 5. Però avevo paura che poi mi finisse proprio del tutto quel carbone, perché questo comunque mi serve pure per alimentare il trattore che va avanti e indietro. Quindi io ho detto, vabbè, mettiamone uno in meno, lo facciamo anche più lineare. Ho fatto questa struttura molto minimal. Così mi sto divertendo a costruire più che altro, per questo impiego anche molto più tempo rispetto al normale. Voglio farvi vedere sotto. Vabbè, comunque ho fatto una zona qui dove ho messo anche due tanicozze che raccolgono l'acqua, giusto per mantenere un po' d'acqua in più con le pompe sotto. E mo ci buttiamo giù, così vi facciamo vedere. Qui sotto, diciamo, dove sta, diciamo, la parte sotto, diciamo, della fabbrica, perché in modo da far passare tutto senza far vedere niente, e sopra sembra molto più pulito con le varie pompe che portano l'acqua sopra. Avrei potuto farla anche un Però pochettino ho meglio, però scoperto vabbè. una cosa, credo le raffinerie non funzionavano. Ah, perché? Perché avevo collegato male i nastri dei trasportatori. Quindi Ah. arrivavano 20 di gomma invece di 80. E questa giustamente abbiamo sfruttato, diciamo, quell'altra. C'era un'altra zona dove c'era il petrolio qui. Eccola qui, qua. Ce n'è anche ancora un'altra. C'è anche una terza, e quindi volendo potremo sfruttare anche quella. Comunque, questa qui cosa fa? In pratica ci produce carburante e resina polemica, giusto? Sì, che poi viene convertita grazie a una ricetta alternativa, viene fatta la gomma riciclata, si può dire. Ma qui abbiamo un problema. Qui il carburante è pieno. Sai cosa vuol dire? Tra poco si fermerà tutto. Esatto, a parte quello, i buffer. Dobbiamo ne metterne altri. Tu continua con l'episodio, io mi diverto. Ok, abbiamo fatto tutto ciò perché se tu vuoi trasformare il greggio in carburante, se non hai una ricetta alternativa, momentaneamente non lo puoi fare. Potresti trasformare lo scarto che utilizza il greggio come carburante e te ne produce sempre 40 al minuto, mentre così trasformi direttamente il greggio in 40 al minuto e poi utilizzi la resina per produrre o plastica o gomma. Quindi effettivamente cosa Meglio buona e gomma, giusta. poi quando iniziamo a sbloccare, scusami un attimo, quando iniziamo a sbloccare le ricette alternative potremo fare tipo miliardi di plastica e gomma, ma quelle più avanti. Stiamo facendo tutto questo anche perché vogliamo accumulare la benzina per poi utilizzarla quando avremo i generatori di energia elettrica che è a carburante. Ancora non dobbiamo sbloccare, Esatto. però noi guardiamo molto avanti e quindi diciamo, iniziamo ad accumulare roba. Ma poi anche se non accumulavamo, dovevamo stare lì tipo ogni 30 secondi a tirare via tutto il carburante e quindi dovevamo per forza fare. Ora Sai che che cosa funzionava. non hanno fatto che dovrebbero fare? Qualcosa che per consumare i liquidi o per bruciare i liquidi. Quindi per questo episodio, lo sai cosa faremo? A parte la cosa della rimodulare pesanti, iniziamo a sbloccare delle cose. Io sto andando all'hub, intanto se tu mi segui. Andiamo a tutti Quindi. al MAM. Allora, ragazzi, siamo qui. Sblocchiamo il trasporto di liquidi alternativo pronti al lancio. Lanciato. Quindi adesso Milestone reached. Fluids can abbiamo now be packaged to allow for il transportation via packaging dei vehicle prodotti conveyor belts. liquidi.
L'imballatrice, questa cosa ci permette di fare? Di imballare determinati liquidi, tipo carburante, tipo possiamo imballare qualsiasi cosa, acqua, queste cose qui. Perché il l'abbiamo fatto? Ci serve alla mamma imballarlo. Esatto, noi abbiamo sbloccato questo, perché poi il carburante lo possiamo utilizzare anche come materiale per metterlo nei trattori. E in più abbiamo adesso la cisterna industriale per i liquidi. Quindi dove noi abbiamo fatto tutte quelle cisterne piccoline, in realtà sopra potremmo fare anche queste qua grandi. Però per farle ci serve il telaio modulare pesante. Quindi e noi adesso dobbiamo andare a fare la fabbrica. Dobbiamo fare la fabbrica di telaio modulare pesante, assolutamente, perché ci serve ogni volta e quindi non possiamo qui metterci a farlo a mano di continuo. Perché vuoi portare il carburante? Perché vuoi sbloccare il turbo carburante, giusto? Esatto, e anche per i jetpack più avanti. Allora ragazzi, abbiamo fatto dei piccoli calcoli e ci serve ferro, carbone, calcestruzzo. Allora, se non sbaglio, Gabriele mi fece vedere una zona in cui c'erano tutte queste belle cose. Vedi dove c'è il radiofaro? Sì. Lì dobbiamo andare. Infatti ci avevo messo il radiofaro apposta. Sento qui che è velenoso. C'è il veleno. Dovremmo fare la maschera antigas e potremmo prendere quella lumachina gialla. Ma ti leva poco danno, ragazzi. Attento che per di là c'è l'uranio, spawna l'uranio. Leviamoci da qui là. Lì è radioattivo, altro che di papale. Aspettiamo. Però allora, io c'è il rame. Quello buono. Qui c'è il rame. Sì. E ci serve pure il rame. Poi lì sopra, e vedi c'è il carbone. E qui io ho fatto la roba dell'acciaio. Cioè delle travi, solo delle travi. E i tubi li ho fatti da un'altra parte. Ho fatto tutto male. Questi telai modulari ne faremo due al minuto. È pochissimo, due al minuto, ma è meglio di nulla al momento. Allora qui sopra abbiamo il carbone puro. E qui sotto carbone puro e lo zolfo. Ah, qua è il zolfo. Lo zolfo. Vado qua lo zolfo, ma in là. Però in teoria non era qui. Allora il carbone sì. Il metallo so io dove leva. Vediamo. Buttati. Allora, qua di sotto c'è il calcestruzzo, ce ne stanno ben 4 di nodi di calcestruzzo. Quindi siamo a posto col calcestruzzo. Il metallo stava, se io mi ricordo. In queste zone qua. Ecco qua, da me. Qui da me. Qui sta il metallo e sono due cose normali. Ah, ok, il carbone sta là sopra, il metallo sta qui. E il rame sta sul lato di là, ok. Calcestruzzo? Sì, calcestruzzo sta sotto, ci sta un coso puro, questo qui è qua. Normale, puro. Ma puro ci serve, puro. Ci serve tanto calcestruzzo. Pure? E sono altre cose qua di ferro sempre. Allora, quindi... quindi qua dentro proprio lo vuoi fare? Dentro questo cratere vuoi fare la fabbrica non che dentro, si innalza? Dentro, chiudiamo. Quindi sopra il cratere. Sì, chiudiamo il cratere. Perché là abbiamo il carbone, qui tutto il ferro, il calcestruzzo sotto che ce lo facciamo salire sopra. Cos'è che ti conveniva fare? Cosa? Dobbiamo sbloccare il jetpack. Vai. Qui, guarda, qua in mezzo. Guarda, così iniziamo a sbildare, tanto sarà una cosa gigantesca.